Radio Pestum. Enjoy your freedom. Vorremmo stare a Las Vegas, invece siamo qua perché oggi è sabato e c'è Mondo Motori e per nessuna ragione al mondo possiamo mancare. Oggi siamo al completo, ci sono io, Vincenzo, c'è Ernesto e c'è Emidio. Mi è arrivato il momento di presentare il nostro ospite. Abbiamo anticipato che parleremo di un argomento molto importante, soprattutto all'ordine del giorno. Parleremo di meccatronica e non potevamo farlo se non coinvolgere proprio un meccatronico, perché lui è tale ed lo è da tantissimi anni, quindi ha esperienza da vendere. E oggi ci serviremo della sua esperienza, lo presentiamo a tutti voi. Ernesto, tocca a te farlo. Sì, lo presento io perché è un amico, Alfonso. Ciao Alfonso, Alfonso De Prisco di Motor Service. Ciao Alfonso. Salve, buon pomeriggio a tutti voi, Enzo, Emidio e Ernesto. Grazie innanzitutto per l'invito e un buon pomeriggio anche a tutti i vostri radioascoltatori. Ovviamente buon pomeriggio a te, Alfonso, sì. E grazie di aver accettato il nostro invito. Cominciamo subito. Abbiamo parlato di meccatronica, abbiamo cercato di spiegare in poche parole, anche se poche parole non bastano per spiegarlo, di chi si parla, di che si tratta. Abbiamo parlato di strumentazioni, di elettronica applicata sui veicoli, ma all'interno di un'officina, al giorno d'oggi di un'officina meccatronica, l'importanza delle strumentazioni elettroniche, quindi vari diagnosi, test e così via, è importante, ma soprattutto è indispensabile? Sì, diciamo che oggi attuale, come ben si sa, tutte le nuove autovetture costruite dal 1996 ad oggi hanno tutte in dotazione una presa OBD, cioè una presa diagnostica che è predisposta all'interno dell'abitacolo, in cui per qualsiasi situazione inerente anche a una semplice manutenzione ordinaria o straordinaria c'è bisogno di andare a resettare spie di manutenzione all'interno della veglia, in cui avvisa il cliente che bisogna fare una manutenzione in base a un chilometraggio o un periodo di scadenza, e comunque per fare tutto ciò c'è per forza inserire una diagnosi all'interno per resettare tutto questo. Una volta, diciamo, il lavoro veniva fatto solo manualmente, meccanicamente, come cambio d'olio, filtro e quant'altro. Oggi attuale, per eseguire anche una manutenzione semplice, bisogna avere in dotazione una autodiagnosi per resettare un pochettino le manutenzioni, quello che riguarda una spia, avaria motore all'interno, per il sistema dell'antinquinamento, per tutto questo. Quindi è molto fondamentale avere in dotazione in un'officina un sistema di diagnostico. Quindi partiamo col capire che sono necessarie strumentazioni elettroniche all'interno dell'officina, se no anche un'operazione tipo un tagliando, quindi una semplice operazione, non sarebbe possibile farla o quantomeno concluderla. Esattamente, può essere solo concluso il lato manuale meccanico, ma non dare rifinitura al service di azzeramento all'interno, che il cliente poi va a visualizzare nel momento in cui guida per vedere il periodo di manutenzione quando scade e a che chilometraggio scade. Almeno questa è una base per usare una diagnostica. Poi entriamo in un altro settore, poi per la riparazione vera e propria, in cui se un cliente arriva in una officina come meccatronica, elettrauto, carrozzeria o quel che sia, anche per diagnosticare un guasto, per vedere una spia perché si è accesa, bisogna per forza inserire una diagnosi, e da lì poi parte tutto il processo di riparazione, che poi non vuol dire che solo avere una diagnosi o mettere una diagnosi di una autovettura si possono risolvere dei guasti così veloci in 2 minuti. Quindi poi bisogna anche lato autoriparatore, meccatronico, chiunque sia, saper utilizzare lo strumento diagnostico per incominciare a capire sulla base di che cosa bisogna andare a lavorare per riparare il veicolo. Quindi averne innanzitutto di questi strumenti e saperli usare, questo stai dicendo praticamente. Sì. L'importanza dei computer o di tutte le strumentazioni elettroniche, sono importanti questi strumenti, ma bisogna saperli usare. Emidio, tu avevi una curiosità. Esatto, sì, io Ernesto mi volevo collegare a quello che abbiamo detto nel precedente collegamento, ovvero al processo della decarbonizzazione. Ecco Alfonso, proprio questo è una delle operazioni che ci ha attirato di più, possiamo dire, ragazzi, a noi di Mondo Motori. È una cosa curiosa, anche sì. Solo la parola è curiosa. Ecco, volevamo sapere di cosa si tratta e perché è così importante, insomma. Allora, la decarbonizzazione
di un motore avviene con una macchinetta studiata apposta per immettere idrogeno all'interno dell'aspirazione. Quindi tutto questo processo serve a dare a pulire tutto il lato caldo del motore, cioè non è che si pulisce il motore esternamente, va ad agire l'idrogeno in camera di combustione. Quindi una volta che l'idrogeno va a inserirsi nella camera di combustione, deve sciogliere tutti quei residui carboniosi che si sono formati in camera di scoppio, cioè sul pistone, sulle scariche, sulle valvole di scarico, sul condotto di scarico e nella geometria variabile e via via le GR e infine al filtro antiparticolato come catalizzatore e quant'altro. È ovvio che questa, la decarbonizzazione del motore, sarebbe consigliata farla, diciamo, ogni 20.000 km, barra 30.000 ogni tagliando, specialmente su vetture già quando sono ancora a un basso chilometraggio, perché poi decarbonizzare un motore su un alto chilometraggio, lì non basta solo usare la macchinetta per andare a fare la decarbonizzazione, ma bisogna fare un po' di manutenzione straordinaria sia in entrata dell'aspirazione e sia poi al finale dello scarico. Ma una curiosità mi viene adesso in mente, parlavi di ovviamente detriti e quant'altro che si forma in camera di combustione, quindi sui pistoni. Da cosa, sì, cos'è che va a intralciare questo, la camera di costruzione? Cos'è che la va a intasare? Spieghiamolo proprio. Beh, praticamente, in modo che uno può capire perché è talmente importante farlo. Ok, allora, diciamo che il motore, una volta che avviene la fase di combustione nella camera di scoppio, dove viene bruciato, diciamo, il combustibile, esatto, il gasolio maggiormente, ecco, qua si formano dei residui carboniosi che vengono, che rimangono, diciamo, sulla testa del pistone e in camera di scoppio sotto alle valvole di scarico maggiormente, e poi via via si vanno a depositare in tutto il contorno dello scarico e soprattutto nella geometria variabile. Quindi, diciamo, sono tutti residui carboniosi che lascia quando avviene lo scoppio in camera di scoppio, e non vengono, diciamo, non vengono fuoriusciti dai gas di scarico, quindi li vengono trattenuti nella camera di scoppio. E tutto questo con l'idrogeno li va a sciogliere e li va a pulire. È ovvio che non è una pulizia che avviene in 10 minuti, ma c'è un processo di un paio d'ore, un 90 minuti, un paio d'ore di tempo in cui l'idrogeno deve agire chimicamente nella camera di scoppio per permettere che quelle scorie vengano sciolte e non sciolte, disincrostate, perché sennò se vengono disincrostate può portare danni poi all'uscita del turbocompressore e altri organi che vengono dopo la camera di scoppio. Ragazzi, penso che sia stato chiaro. Chiarissimo. Quindi alla fine sì, è tutto riconducibile al gasolio oppure al carburante. Quindi. Tutto al carburante, esatto. Voglio restare nel tecnico oggi questa puntata ci piace per questo. Altro importante, parlava di geometria variabile, mi stavo collegando proprio a questo, di questa geometria variabile. Non parliamo di calcio quando parliamo di geometrie e non parliamo anche di quadrati, rettangoli. Bravissimo. E quant'altro, ecco. No? È un altro servizio che presso la tua officina che gestisci, che hai, è la revisione dei turbocompressori, la classica turbina, per capirci. Cosa cambia tra una turbina nuova, è la mia domanda che voglio farti, e una revisionata, soprattutto in merito di affidabilità? Quali sono i fattori che incidono sulla durata anche di una turbina? Giusto per concludere, la geometria variabile è un componente della turbina, Alfonso, correggimi se sbaglio. Sì, esattamente, diciamo è un sistema di palette meccaniche che vengono poi azionate da un sistema attuatore elettronico o un attuatore pneumatico esternamente al turbo, in cui cambiando l'angolazione di queste palette formandosi in modo tale che manda più pressione sull'albero e così viene gestita, diciamo, la pressione del turbocompressore. Ok, e la differenza tra una nuova e una revisionata? Te che ne revisioni in officina con tutti i tuoi sistemi che hai per revisionarla, come affidabilità possiamo star tranquilli? Che consiglio mi dai? Ci dai? Allora, diciamo che il turbocompressore, una volta che viene revisionato
diciamo anche nella nostra sede o chiunque revisione turbocompressore, l'importante è che dopo che viene revisionato deve essere provato, testato a banco prima di installarlo sulla tua vettura. Tutto ciò è ovvio che la differenza tra il nuovo originale di casa madre e quelli ricostruiti no, esternamente, maggiormente quelli ricostruiti sono con materiali aftermarket e non con ricambistica maggiormente originale, che il costruttore dei turbocompressori solo qualcuno può uscire qualche ricambio da poter montare e revisionarlo in un turbocompressore in officina, però maggiormente diciamo il costruttore prova a vendere il turbocompressore già tarato. Noi con le nostre attrezzature oggi attuale abbiamo la possibilità, anche se compriamo componenti aftermarket, revisioniamo il turbo in modo tale che viene prima di tutto equilibrato, poi tarato su un banco di frusaggio prima di essere installato sulla tua vettura per avere una lunga durata sulla tua vettura. È ovvio che non basta solo revisionare il tubo compressore, ma ritornando al fatto della manutenzione, bisogna sempre fare ad avere una manutenzione accurata intorno alla parte motoristica per far sì che il turbo compressore ha una lunga durata. Si può comprare anche un turbo compressore originale montato sulla macchina e può durare pochissimi chilometri se non si va a sapere la causa, ad individuare la causa della rottura precedente di questo turbo compressore. Quindi è tutto un processo inerente anche a tutta la manutenzione della tua vettura. Correggimi se sbaglio, una delle operazioni più importanti da non tralasciare mai, in vista anche di mantenere un ottimo stato del turbocompressore, è il tagliando, quindi il cambio dell'olio, giusto? Soprattutto le manutenzioni come lubrificaggio, e in più non solo sul lato manutenzione ma anche sul sistema di antinquinamento, perché oggi attuale molti turbocompressori, ahimè purtroppo, si rompono anche per il sistema di antinquinamento che va in crisi quando una macchina cammina sempre per un ciclo urbano, quindi si incomincia ad innescare delle situazioni un pochettino particolari dove per pulire, per autopulirsi il filtro antiparticolato possono scendere residui di gasolio all'interno dell'olio, perde la viscosità e lì è la prima causa in cui può danneggiarsi il turbocompressore. O camminare sempre con delle spie accese all'interno, con riciclo gas di scarico che non funzionano bene, rigenerazione non portata a termine, tutto questo porta a un surriscaldamento ulteriore lato caldo del turbocompressore e può provocare una rottura. È una sorta di enciclopedia comunque. Alfonso sì, Alfonso sarebbe ore con noi. Infatti io te lo chiedo pubblicamente, dovremmo approfondire diversi argomenti secondo me. Nell'ambito del progetto tgricambi.it sarebbe bello fare qualche video, lo sai Ernesto, io te lo sto dicendo da un po', qualche video spiega, insomma, dove andiamo a toccare un po' questi argomenti più di... Io volevo fare un'ultima domanda dove volevo una risposta solo un sì o un no. L'auto elettrica per te sì o no? Ma oggi attuale su alcuni aspetti vi dico di sì, ma su altri aspetti purtroppo dico di no, sia perché non abbiamo modo in cui possiamo ricaricare una vettura, abbiamo ancora un limite di chilometraggio per spostare. Se facciamo un discorso di un ciclo solo urbano, per chi usa la macchina solo ciclo urbano andrebbe pure bene, però ci dovrebbero mettere in condizioni in cui si può caricare la macchina in qualche stazione di ricarica. Argomento affrontato più volte, ci sarebbe da parlare tantissimo. Però purtroppo siamo lunghissimi con i tempi. Alfonso, grazie, noi ti ringraziamo. Grazie Alfonso. Approfitteremo ancora di te in futuro. Un abbraccio, grazie. Grazie ancora, grazie. Alla prossima. Buona serata, buona serata a tutti. Grazie ancora. Andiamo in musica tra poco con Mondo Motori.